Quando ero bambina sembrava che la mafia non ci fosse, perché in realtà la mafia era nei paesi, nella campagna. Poi è arrivata in città e quando io ero signorinella pensarono di arricchirsi ancora di più, vennero in città e incominciarono a occuparsi di costruzioni edilizie. E lì successero le prime tragedie, che però non ci toccavano, si ammazzavano fra di loro. Difatti la gente era tranquilla e diceva tanto si ammazzano fra di loro. Io ho incominciato a lavorare con il giornale L'Ora nel 74 ed arrivai proprio nel periodo in cui non più si ammazzavano fra di loro, ma ammazzavano le personalità delle istituzioni che lottavano sinceramente contro la mafia. Boris Giuliano, the head of the investigative squad of Palermo Police, was killed while drinking his morning coffee at his local bar. Soon after, in a small town near Palermo during a religious procession, it was the turn of a young police captain, Emanuele Basile, killed while holding his four-year-old daughter asleep in his arms. Both men were investigating the growing heroin traffic between Sicily and the United States. Next came the man in charge of the investigation, Chief Prosecutor Gaetano Costa, who was shot at close range on one of the main streets of Palermo in daylight. The drug investigation, which had already cost three lives, ended up on the desk of a young Palermo magistrate, Giovanni Falcone. At the same time, another young Sicilian magistrate, Paolo Borsellino, took up the investigation into the killing of his friend, police captain Basile. The two investigations became entwined, as did the lives of the two prosecutors who had worked side by side for the next 12 years in the war against the mafia. Falcone approda all'ufficio istruzione già con un'esperienza e con una notorietà di giudice fallimentare, cioè si era occupato di fallimenti in precedenza con una certa propensione ad un tipo di indagini bancarie molto approfondite. Io ricordo di avergli visto esaminare migliaia di assegni bancari che servivano per verificare, per ottenere la prova dei contatti tra alcune delle persone imputate, e ciascuno di questi assegni circolari veniva fisicamente guardato a mano e studiato in ciascuna delle girate. Conseguentemente partiva la richiesta di identificazione, tutto questo veniva registrato in una serie di quaderni e di agende, per poter avere in ogni momento, come oggi si fa con i computer, ma allora tutto questo si faceva a mano, la possibilità di ricercare la connessione tra una persona e un'altra. Per cercare di ricostruire determinate vicende bisogna cercare di comprendere le dinamiche interne di queste vicende. E per far questo bisogna cercare di pensare come gli altri avrebbero potuto comportarsi in determinate situazioni. Ma questo vale per qualsiasi tipo di attività. Cioè lei non si sente uno specialista del mafioso? Beh, mi sento specialista nella misura in cui è specialista chiunque si occupa da un certo tempo di un determinato settore di indagine. Ecco, in questo senso. Voi avete seguito dei corsi di specializzazione sulla tecnica della banca? Nessun corso di specializzazione. Avete l'aiuto da parte? Siamo quasi tutti autodidatti.
con le difficoltà naturalmente che questo comporta, anche il rallentamento quindi delle vostre indagini. Io personalmente dalle prime indagini bancarie che ho fatto dovevo addirittura imparare che cos'era una distinta, perché non avevo fatto mai versamenti. In 1981, Falcone's investigation widened to include approximately 120 defendants. It was the biggest mafia investigation in 20 years. But while Falcone identified the organizers of the international drug trade, his defendants began to disappear one by one. The first to die was Stefano Buontade in the spring of 1981. Known as the Prince of Villa Grazia, a mafia stronghold in Palermo, Buontade was considered the most powerful boss in Sicily. 3 weeks later, Salvatore Inzerillo, another key defendant in Falcone's investigation, was killed with the same machine gun. Within days, his brother, his son, and leading members of his mafia family disappeared. It was war. Noi correvamo, capito? Arrivava la telefonata, andate di corsa, con la Vespa di corsa arrivavamo sul luogo, non sapevamo cosa avremmo trovato. In genere trovavamo donne che piangevano, bambini urlanti, e sempre sangue, gente che non c'è più, gente di cui ho sentito l'odore del sangue, che è una delle cose che non riesco a togliermi dalla testa. The wave of violence was not limited to Cosa Nostra. The emerging mafia seemed ready to kill any representative of the state who dared oppose its power. Pio La Torre, a communist member of parliament, was gunned down with his driver on April 30, 1982. He had been fighting for years to pass a law that would make membership in the mafia a crime. In the aftermath, the Italian parliament finally passed the law that would bear his name. In March 1982, Italian Prime Minister Giovanni Spadolini asked General Carlo Alberto della Chiesa to become the prefect of Palermo. Della Chiesa was considered a national hero because of his role in defeating terrorism in Italy in the 1970s. Della Chiesa aveva manifestato questo suo convincimento di un isolamento, cioè di essere stato mandato a Palermo senza in realtà nessun potere reale, quindi quasi come un alibi per la lotta alla mafia. Lo Stato mandava il suo migliore uomo, il suo migliore poliziotto, no, per combattere la mafia, ma poi in realtà non gli dava nessun mezzo. One 120 days after arriving in Palermo, General Della Chiesa lay dead with his bodyguard and his young second wife. Sono arrivata con la Vespa di corsa e non era possibile passare perché c'era tutta la strada, tutta la città bloccata. Era successa una grande cosa e la gente correva da tutte le parti di Palermo, per cui fu anche abbastanza difficile fare quei due, tre scatti che abbiamo fatto. Comunque non lo posso dimenticare più la testina di lei, così.